Bentrovati a tutti. Mi chiamo Caterina e dal 2007 assieme alla mia famiglia gestisco un agriturismo che si chiama la Casa delle Rondini in una piccola borgata delle valli del Natisone, ovvero a Dughe di Stregna. E proprio da qui, dal nostro terrazzo, oggi vi accolgo per raccontarvi come dalla nostra cucina molto spesso escono delle preparazioni che sono fortemente legate alla tradizione di questi luoghi, come ad esempio le marve, un piatto a cui sono particolarmente affezionata. Marve è una parola del nostro dialetto sloveno locale che indica briciole, ed infatti la consistenza finale di questa preparazione sono proprio delle profumatissime briciole alle erbe di primavera. Maggio è sicuramente il mese più indicato per preparare le marve, perché in questo periodo le erbe hanno le foglie molto tenere e riescono facilmente a sprigionare tutti i loro profumi. Diciamo che per accontentare 6 persone avrete bisogno di 4 o 5 belle manciate di erbe fresche, poi vi spiego quali prediligere, 8 cucchiai di farina tipo 0, 400 ml di latte e 8 uova intere. Il procedimento in realtà è abbastanza semplice. Prima di tutto prepariamo le erbe, scegliendole fra quelle che hanno, come si diceva, le foglie un pochettino più tenere. Evitiamo magari la salvia e il rosmarino, che sarebbero un po' troppo coriacee, e preferiamo ad esempio l'erba matricaria, mederiauca, il levistico, l'ustrich, il finocchietto selvatico, comaraccio, oppure anche la menta o la melissa. Scegliete a seconda del vostro gusto o quello dei vostri familiari a cui le vorrete preparare. Le sciacquiamo, le asciughiamo, le tritiamo e le mettiamo un attimino da parte. Nel frattempo, in una ciotola, mescoliamo gli 8 cucchiai di farina con i 400 ml di latte e aggiungiamo le 8 uova intere. Dobbiamo ottenere un composto piuttosto fluido a cui aggiungere le nostre erbe tritate precedentemente. Prendiamo quindi una pentola che sia piuttosto ampia, vanno benissimo quelle antiaderenti che si usano al giorno d'oggi. Ci scaldiamo un filo di olio extravergine di oliva e versiamo il nostro composto. A questo punto, con un po' di pazienza, dobbiamo procedere a mescolare e disfare continuamente questo composto nella padella fino ad ottenere la giusta dose di sbriciolatura, dico io, che diciamo non è altro che una dimensione più o meno grande delle briciole che volete ottenere alla fine. Avrete notato che non vi ho indicato il sale come ingrediente fino a questo momento, perché una delle particolarità di questa preparazione stava proprio nel fatto che venivano condite alla fine, al momento di usarle. Ovvero, le marve erano una merenda che le nostre nonne preparavano per la famiglia nei pomeriggi del mese di maggio. Venivano appunto preparate e rovesciate in una terrina che veniva posta al centro del tavolo e dalla quale tutti quanti liberamente a quell'epoca si servivano usando le mani. E venivano appunto salate o zuccherate a seconda che la merenda fosse dedicata o agli adulti oppure ai più piccini di casa. Se avete un attimo di pazienza, vado a prepararne un tegame che così vi faccio vedere il risultato finale. E allora eccola qui la terrina bianca della nonna piena di marve.